Ma i libri sono belli purché non li si legga, ovviamente. Costituzione meravigliosa purché non la si applichi. Le intercettazioni telefoniche sono pubbliche purché non le si pubblichi. Noi viviamo da quando è in vigore la Costituzione in una specie di doppio fondo, dove le cose che sono scritte sono una cosa, poi però, insomma, mica se ne tiene conto. Le leggi sono quelle, però poi si tratta. La Costituzione c'è, però rimane lì. Tant'è che si è inventata la Costituzione materiale, no? Che è un termine per dire, vabbè, Costituzione scritta è una roba, poi però si fa un po' a modo nostro. In realtà, quando uno legge gli articoli della Costituzione, intanto per la chiarezza e per la brevità, non sembrano scritti in Italia, però sono scritti in italiano, da persone italiane. Quando uno legge tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Uno dice, o erano dei finissimi umoristi, questi costituenti. Oppure erano qualcosa di diverso dal paese nel quale operavano e per il quale stavano scrivendo la Costituzione. In realtà, come Risorgimento e come la Resistenza, anche l'Assemblea Costituente, era il frutto di una ristrettissima elite, molto più avanzata del paese. Che rappresentava l'Italia del 46-48, non era l'Italia che noi leggiamo nel distillato della Costituzione. Era un paese arretrato, analfabeta, magari volenteroso, ma non certamente al passo, con i suoi costituenti. L'eccezione sono i costituenti, non sono quelli che ci sono adesso. Le muffe. E i lombrichi sono molto più rappresentativi del paese che non Calamandrei e gli altri costituenti. Se voi leggete l'elenco dei costituenti, se voi leggete quello che hanno scritto i costituenti, se voi leggete i lavori preparatori, vi rendete conto che stiamo parlando di un'altra cosa rispetto a questo paese e anche alle sue classi dirigenti. È stata un'eccezione, una parentesi, forse miracolosa, che ha regalato all'Italia qualcosa che non si meritava. Hanno messo lo smoking a un maiale. La Costituzione è uno splendido smoking, indossato da un porco. E quindi è evidente che il porco non può indossare lo smoking e sono 60 anni esatti a questi giorni che sta cercando di scrollarsi di dosso quello smoking. La Costituzione è il vero ostacolo, che incontrano tutti coloro che non vogliono rispettare le regole, che non vogliono diventare dei cittadini, che vogliono rimanere dei servi, dei sudditi, perché questa non è una Costituzione per i servi, e per i sudditi, è una Costituzione per cittadini. Quindi è la cosa più anti-italiana che si potesse immaginare. Ripeto. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Risate generali. In realtà, sia prima sia dopo la Costituente, le classi dirigenti in Italia sono state quello che sono state. Il fascismo è una eterna costante che forse preesiste a Mussolini e gli è sopravvissuta. E non parlo solo del fascismo coreografico, delle braccia tese e dei teschi. Le culture dominanti in Italia sono tutte culture illiberali, totalmente illiberali. Se voi guardate i ceppi culturali da cui derivano i partiti che abbiamo in Parlamento da 50 anni, sono tutte culture illiberali. C'è
C'è la cultura comunista, il liberale, la cultura fascista, il liberale, la cultura cattolico controriformista, perché esisterebbe anche un filone di cattolicesimo liberale. Non esiste oggi un vivente che rappresenti il cattolicesimo liberale, sono tutti morti. Ed erano pochissimi, Manzoni, Rosmini, qualche cattolico del Partito d'Azione, pochissimi. Rarissimi e inaudi, pochissimi. A queste culture pseudotali si sono poi aggiunte, naturalmente, se così vogliamo chiamarle, naturalmente, quella leghista, quella aziendala narcoide rappresentata da Forza Italia, che sono totalmente avulse dal contesto costituente, non hanno radici nella costituente, anzi nascono proprio contro la Costituzione, sia perché i leghisti sono contro l'unità dello Stato e l'unità nazionale, sia perché i forzisti sono contro il codice penale, per intanto per motivi, diciamo, di ragione sociale del loro fondatore. Quindi è un quadro completamente estraneo ai valori della Costituzione. Non a caso tutte queste culture insieme combattono fieramente, quotidianamente contro la Costituzione. Ci sono i più stupidi o i più violenti che la vogliono proprio cancellare o cambiare, ci sono i più furbi che hanno pensato di scavare il doppio fondo, per cui la lasciamo lì. Che tanto fa la sua figura, però poi creiamo le condizioni per fare in modo che la Costituzione venga svuotata dall'interno in modo che rimanga soltanto una splendida tappezzeria. Ed è quello che è avvenuto negli ultimi anni, sui due punti fondamentali che accomunano gli articoli della Costituzione riguardante la magistratura, il controllo di legalità autonomo e indipendente da ogni altro potere, e gli articoli, soprattutto il 21, che riguarda la libertà di informazione e di espressione, cioè la libertà di raccontare fatti e di dire le proprie idee, perché stanno insieme nella stessa sinfonia della Costituzione. Non potrebbe esistere una libertà di opinione e di informazione e un diritto dei cittadini a esprimere le proprie idee, a essere correttamente informati, se non esistesse anche una analoga concezione liberale costituzionale che garantisce l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, perché i costituenti, memori di quello che era accaduto in 20 anni di fascismo, hanno pensato di mettere tutte le clausole di salvaguardia e tutte le possibili paletti e i possibili sbarramenti al ripetersi di un'esperienza autoritaria, o totalitaria, come quella del fascismo, e quindi risentivano molto di quello che era avvenuto. La prima cosa è stata quella di circondare il potere di controlli. E quindi la libertà di informazione assoluta, fermo restando il codice penale, che deve essere l'unico limite alla libertà di informare, di raccontare e di esprimersi, e dall'altro lato il potere di controllo di legalità della magistratura sulla legittimità e sulla legalità degli atti che il potere compie. Le due cose stanno insieme e fanno parte di quella cultura elitaria che ha messo insieme quel prodigioso mélange di liberali, di azionisti, di cattolici liberali e di marxisti libertari, che ha prodotto questo testo che è così tanto detestato oggi dalle nostre classi dirigenti. Oggi non si può neanche immaginare, se dall'attuale Parlamento prendessero qualche centinaio di eletti e facessero una nuova Costituente, anzi temo che lo faranno, per riscrivere tutta o una parte della nostra Costituzione,
verrebbe fuori una cosa inimmaginabile, verrebbero fuori degli articoli verbosi, confusi, scritti coi piedi, cioè scritti dalle stesse persone che scrivono coi piedi le leggi che ogni giorno fanno, e nello stesso tempo verrebbero fuori degli articoli che mettono i paletti ai poteri di controllo, non al potere che deve essere controllato. Libererebbero completamente da ogni controllo il potere politico ed economico e metterebbero i freni a coloro che invece devono controllare il potere. E lo hanno già fatto surrettiziamente, violando quotidianamente lo spirito della Costituzione con una serie di iniziative che sono quanto di più illiberale si possa immaginare. Sono tutte incostituzionali le leggi in materia televisiva e in materia di informazione fatte negli ultimi anni, perché è sufficiente leggere l'articolo 21. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure, e confrontarlo con la realtà pratica che noi vediamo sotto i nostri occhi. Sono due cose completamente diverse.